Says. So. Allora, cominciamo con le domande. Perché? È che dobbiamo leggere le domande. Forti. La prima domanda ci arriva da te. Perché sto ancora rispondendo a certe domande? Me stesso, fottiti. Allora, Marco Tozzoni chiede: qual è la serie di Netflix che vi piace di più e quella che vi fa più schifo? Se non avete Netflix, perché non avete Netflix? Perché non ho soldi, né mi interessa. Allora, la serie Netflix migliore che abbia visto? Lo so io, Tokyo Ghoul. No. Ah, ok. Violet Evergarden. Decisamente sì, mi è piaciuta molto. Quello che ti ha fatto più schifo, a livello di certe animazioni, Devil May Cry Baby, perché alcune animazioni sono oggettivamente brutte. Che poi lo stile sia alternativo, su questo non si discute, mi è piaciuto lo stile, ma alcune animazioni sono veramente da, non lo so, Dragon Ball Super. Lagging Warriors ci chiede: disco musicale preferito? Bella domanda. Voices dei Sum 41. Americana degli Offspring. E seconda domanda: tipo serie di giochi più odiati? Tipo Survival. Sì, Survival, ma in realtà anche i MOBA. Cioè i MOBA non mi piacciono per un cazzo. E Fuschio, citando Alfred, dice: lo sponsor di oggi? Lo sponsor di oggi è Spurgo. Ti spurgo la faccia se non la finisci di dire boiate. Spurgo per i vostri dolori intestinali. Quello lì era sodio, Spurgo. Nicky Nighe chiede: che ne pensate di un eventuale Pokémon Warriors? Tanto non ho Switch. Nemmeno io. Giuseppe Tringali chiede: avete visto Avengers Infinity War? Se sì, non me lo spoilerate. Sì, l'ho visto. Ma cosa ne pensi dei Meditate? Che li odio perché su Pokémon Go ci sono solo loro e Medicham fa pure schifo. Oh, là. Simone Olla chiede: per quale motivo Paco odia Zexal? Perché fa cagare. Il motivo molto semplice è che la resa all'infuori del Giappone fa veramente schifo e fa apparire Yuma come un bambinetto ritardato. Quando in realtà, perché... tipo nel manga, lo si capisce che non è un coglione e basta. Ecco, questa cosa, questo adattamento mi ha dato molto fastidio anche per quanto riguarda Arc 5, dove hanno praticamente sminchiato Yuya. Però va bene. Tanto chi se ne frega. Prendiamo un prodotto, lo mangiamo, lo sputiamo, bene, questa è la versione nostra, top. Piglia. Senza contare gli errori di doppiaggio che ci sono nella versione italiana di Arc 5. Ma Apox98 chiede: farete un'altra live su Acrom Demenziali? Perché no? Si può fare. In realtà io sto aspettando che mi mettano la fibra e poi si parte. Avevo già intenzione di fare live non solo sulle Acrom, ma sì, anche tutto con loro, certo. NC il lettore chiede: pseudo leggendario preferito? Penso. Garchomp. Credo. Sì. Non ho idea. L'uomo più indeciso del mondo, complimenti. Bravo. Taci 2 secondi. Perché ci stai pensando? No, oppure? Queste partite di merda. Non ricordo se trovassi le scacce a Broom, effettivamente. Elio Di Liberto chiede: in che modo si potrebbe cambiare Sao per farlo diventare decente? Lo togli dalla circolazione. No, allora, parlando seriamente, ma io ero bisogna serio. Togliere. Sì. Ok. Parlando seriamente, togliere la componente harem, aggiungere personaggi maschili che si bilanciano a quelli femminili, perché alla fine Sword Art Online è Kirito e le sue puttane, perché c'è Kirito, il suo amico, il nero e poi tutte ragazze. Questa cosa lo fa passare da un anime che dovrebbe essere piuttosto carino come concetto a una merda di harem, e gli harem sono merda. Ok.
Ok. Odio sto percorso. E poi vediamo un po', magari... effettivamente fare che debbano scalare tutti i livelli della torre, perché ne hanno scalati... due. Boh. Alla fine si lascia stare la componente dungeon. Sì. Che era piuttosto carina, quindi vabbè. Fanculo. Soldato nel miglior anime di sempre, Kirito best personaggio maschile, il vero spadaccino nero è lui e non Guts, mi raccomando. Assolutamente. Esatto. Ok. Crazy Manu chiede, avete visto Baccano? Ne ho sentito sì, parlare, che ne pensate? Ma non l'ho mai visto. Anch'io nemmeno io l'ho visto, mi spiace. Che io... più o meno ho la vita anime di questi ultimi tempi pari a quella di un pesce morto. Allora, questa domanda è molto carina perché sappiamo già la risposta. Yuri012 chiede: qual è il mazzo più cancer di Yu-Gi-Oh! E perché è proprio Trickstar? Perché non è divertente, non è divertente, non è divertente. Oh, ma sto qua un po' rotto la minchia. Diciamo che c'hanno una carta molto sbagliata che può essere searchata. Quella che... la trappola che una volta attivata bandisce tutte le carte in mano dell'avversario e fa pescare di nuovo. Non è corretta. Non è corretta. No, io il vecchio non lo, ma proprio mai. Io ero sovrappensiero e l'ho beccato. Ha un Tangela con radicamento. Sì, ok, sono i tre del lago. Venga, signora. Ciao. Grazie mille. Adesso arrivi anche lei, signor Cyrus. Ma ce l'ho fatta. Sheesh. No, quello di un chitarrista. Mi ammazzerà tutto. Ah no, Cricket Tune. Da fuck. Ma avevo una Dandy. È vero, a Dandy. Uè, soltanto. Aia, brutto colpo. Riduttore, te lo pianti dentro, sai dove. Cioè, rapida shot 35, la mossa più forte è colpo coda. Ok. Dovevo mettere? Ah, dimentico che Gardevoir non è ancora folletto. Sì. Ehi, Paco. Secondo te vince lo starter sì. d'acqua o lo starter di fuoco? Perché? Perché io sto tirando zuffa su Empoleon e l'ho shottato. Ok. Quanto è forte Empoleon? Yeah. Ah già, che Gardevoir addirittura confusione. Sì, sei ancora utile. Circa. Yeah. Mi dispiace, Dandy. Sì, 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 ok, ciao. Adesso arrivo anch'io da Marisa. Lui. Sta durando più che altro. Vabbè. Non lo so. Io aspetto te. È roba normale, 20 minuti come al solito. Andiamo. La velocità incredibile di questa barca, signori. Ok. Qualcuno sta spaccando qualcosa sotto camera mia. Ragazzi, in conclusione, prima di chiudere l'episodio come facciamo di solito, come dei due coglioni, vi piacerebbe se facessimo delle specie di vlog mentre giochiamo a Pokémon Go? Una specie di vlog play? Così. Dove magari vi mostriamo anche i luoghi dove siamo. Esatto. Così. Magari. Tanto esatto, per. Magari scrivetelo nei commenti, visto che già dovete scrivere le FAQ. Esatto. Ciao. Ciao amici.